Signori, buonasera, grazie di essere intervenuti a questa nostra riunione. Abbiamo il piacere di avere tra noi il professore Giovanni Borgnolo, che è professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza all'Università di Ferrara, nel Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistica. Una persona che unisce la qualità di scienziato con quella di filosofo, il che apre orizzonti molto promettenti. E non vi sto ad intrattenere naturalmente sul suo curriculum, che è talmente vasto, insomma, potrete comunque consultare sul nostro sito, altrimenti ve lo impiegherei tutto il tempo della conferenza io solo per questo. Vi dico soltanto che, come vedete, il titolo della conversazione che terrà questa sera è Scienza e razionalità, usi, abusi e distorsione del metodo scientifico. È un titolo vero che fa seguito ad altri, credo che nell'invito ce n'era uno molto più sintetico, Scienza e mistificazione. Ma comunque il discorso è proprio questo, poter distinguere la scienza dagli incantatori di serpenti e dai serpenti incantati. E quindi direi che, senza perdere altro tempo, visto che abbiamo un tempo non enorme a disposizione, darei senza la parola al nostro oratore. Io vi ringrazio. Grazie al Presidente per l'onore che mi è stato fatto, ringrazio anche Rosolino Buccheri che ha creato questa situazione. Per me è un piacere essere qua e vi faccio questa chiacchierata su un problema che mi sta molto a cuore, che è un problema che riguarda soprattutto la nostra epoca, dove vi è un po' di atteggiamento antiscientifico che crea un po' di problemi, e non tanto perché sia contrario a persone che siano critiche nei confronti della scienza, ma perché molte volte essere o prendere alla leggera certe cose può comportare un decremento della propria qualità della vita, anche un decremento importante come la morte, ma ciò che è ancora più importante è che avere un atteggiamento di questo tipo molte volte non crea soltanto problemi a noi, ma crea problemi ai nostri figli, problemi ai nostri nipoti, crea problemi ai nostri concittadini. E quindi, secondo me, è molto importante, io faccio il filosofo della scienza, cioè io ho una formazione da fisico, come si raccontava con Rosolino, però poi i casi della vita mi hanno portato a lavorare in Dipartimento di Oncologia Sperimentale allo IEO, e dedicarmi quindi agli aspetti di biologia molecolare, di oncologia molecolare, però sempre con un taglio filosofico. Io sono un umanista, benché abbia qualche nozione, non sono un fisico, perché non basta avere una laurea in fisica per fare il fisico. Ho studiato fisica, ma non lo sono. La chiacchierata di oggi sarà, io spero, un po' provocatoria e un po' che possa far pensare. Allora, questa vignetta qua mostra che forse da sempre c'è stato un atteggiamento un po' negativo nei confronti del progresso scientifico. C'è sempre stato un po' di problemi, dove ci porta questo progresso scientifico? Come riusciamo a gestire il progresso scientifico? Fino a 10-15 anni fa c'era il problema, mi alzo in piedi perché non sono capace di parlare seduto. C'è sempre stato il problema dell'energia nucleare. Quando è nata la meccanica quantistica all'inizio del 1900, con la teoria dei quanti che dopo ha portato a quante scoperte che sono state fatte, l'energia nucleare, eccetera, eccetera, c'è sempre stato un grosso problema sull'energia nucleare. Però poche volte ci si rende conto che grazie anche a quegli studi di meccanica quantistica noi abbiamo una tecnologia diagnostica estremamente sviluppata. Abbiamo la PET, la TAC, l'NMR, la risonanza magnetica, non è altro che
Nuclear Magnetic Resonance, cioè si basa sulla meccanica quantistica, cioè quindi gli avanzamenti della scienza, molte volte abbiamo questo atteggiamento, guardiamo sempre i lati negativi e non guardiamo mai i lati positivi, i lati positivi sembrano assodati. Adesso è impossibile fare una buona indagine diagnostica senza competenze in ambito di fisica. Sto pensando, se io avessi una figlia, ad esempio, operata di tumore in tiroide, l'operazione di tumore in tiroide, molte volte la cura che viene fatta alla figlia è dello iodio radioattivo. La racchiudono dentro una cella, gli danno dello iodio radioattivo, e la bimba fa HPP che sono radioattivi. Dove li buttiamo questa HPP di nostra figlia? C'è il problema dei rifiuti radioattivi. Molte volte si dice li mandiamo dove? Sono i rifiuti dei nostri ospedali, cioè grazie proprio a quelle tecniche riusciamo a salvaguardarci. Quindi abbiamo paura, adesso abbiamo paura soprattutto delle tecnologie in ambito biomedico. C'è stato questo caso di questo biologo molecolare cinese, il quale ha modificato due embrioni di due gemelli, togliendogli un gene e facendo sì che questi due gemelli non avessero più la possibilità di ammalarsi di HIV. Ha fatto bene, ha fatto male. Il primo problema è se veramente l'abbia fatto o no, tant'è vero che è stato licenziato. Però supponendo che l'abbia fatto, ha fatto bene o ha fatto male, c'è un grosso dibattito a livello internazionale, perché adesso con le tecnologie che abbiamo in ambito di biologia molecolare possiamo fare veramente tutto, possiamo avere veramente i figli quasi che vogliamo. Ma non vi voglio parlare di questo. L'idea del metodo scientifico qual è? Il metodo scientifico è vecchio come il pensiero occidentale, 2400 anni, cristallizzato in ambito di tradizione galileiana, siamo intorno al 1600, che cosa significa fare metodo scientifico? Fare un'osservazione, banale, fare un'ipotesi, chiedendosi che cos'è la cosa che osservo, fare un esperimento per vedere se la mia ipotesi funziona, faccio l'esperimento, analizzo i dati, faccio un documento, lo mando in giro, ma lo manda in giro perché? Perché uno scienziato manda in giro i suoi lavori? Per farsi conoscere quanto bravo è, anche molte volte, ma anche perché grazie a quei dati che lui manda in giro, gli altri che lo leggono possono rifare quell'esperimento. E rifacendo quell'esperimento vanno a controllare se effettivamente quello che lui ha detto è vero o no. C'è stato un esperimento nella storia della scienza che è stato fatto centinaia di migliaia di volte. La prima volta è stato fatto in maniera cioè quasi estratta da Galileo Galilei, quando ha fatto cadere due corpi di due nature diverse dalla torre di Pisa, cosa che non ha mai fatto. Poi ha raccontato che l'ha fatta cadere su un piano inclinato, non l'ha mai fatto nemmeno questo. L'esperimento è stato rifatto da Newton, è stato rifatto da Bessel, è stato rifatto da Roy Crotovic e da Edwards. Un esperimento per vedere se quella che si chiama la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa cosa è stato rifatto per 400 anni di seguito per vedere se effettivamente i risultati erano quelli. Questa grande idea che se io faccio scienza do sì un avanzamento della conoscenza ma permetto agli altri di controllarmi. Una cosa banale e bella. E qui vi è da distinguere tra la ripetitività e la riproducibilità. Che cosa significa ripetere un risultato sperimentale? Significa che io rifaccio l'esperimento con lo stesso apparato sperimentale e sono sempre io che ho fatto quello di prima per controllare se quello che ho fatto è corretto o no. E che cos'è invece la riproducibilità? Significa che io rifaccio l'esperimento fatto di un altro in un tempo totalmente diverso, con un apparato sperimentale diverso, per controllarlo. La scienza è caratterizzata da questo. Tutto ciò che io faccio deve poter essere riproducibile. Se non è riproducibile, non è scientifico. Tanto è vero che è venuto fuori un articolo molto bello su un giornale che si chiama PLOS, il quale ha mostrato come il 90% dei risultati sperimentali che si hanno in ambito di psicologia, soprattutto cognitiva, e 70-80% in ambito di biologia molecolare non sono riproducibili. Questo è un grossissimo problema. Perché? Perché su quei risultati io poi faccio i farmaci. E un farmaco costa 150 milioni di dollari e 15 anni di lavoro. Quindi non esiste casa farmaceutica che voglia investire 150 milioni di dollari per 15 anni su dei risultati che non sono riproducibili. La riproducibilità è garanzia non
che le cose che vengono fatte siano vere, ma che effettivamente le cose sono così. Non esiste un risultato sperimentale, un risultato scientifico che non possa essere riprodotto, perché non è scienza. Bene, detto questo, vi voglio mostrare queste due lineette. A sinistra c'è scritto: si crede in Tanzania che il cervello della giraffa e il boomer, dentro la spina dorsale, possano curare le vittime di HIV. E quindi vanno a uccidere le giraffe con l'idea che prendono il midollo spinale e prendono il cervello per poter curare l'HIV. Quello a destra fa ancora più ridere, perché vi è questa credenza che se io prendo il corno del rinoceronte e poi lo rendo in polvere, prendo la polvere e ho una potenza sessuale mostruosa. In realtà l'unica cosa che posso ottenere è un calcolo al fegato. Però uccidiamo i rinoceronti per questo e uccidiamo le giraffe per questo. Ma sulla base di che cosa? Qual è la... c'è scienza dietro? Qua la vedono come fosse una credenza scientifica, e soprattutto quando noi pensiamo a queste cose qua ci mettiamo a ridere, perché una persona di buon senso cioè mai ucciderebbe una giraffa o un rinoceronte, e soprattutto mai prenderebbe del corno di rinoceronte triturato, oppure curerebbe i propri cari con il cervello della giraffa, perché sembra che siano cose totalmente al di fuori del nostro modo di pensare. Quello che vi vado a mostrare, perché sono cose totalmente irrazionali, nel senso che alla base di questo c'è una credenza, ma basata su che cosa? Sul nulla. Non esiste un dato sperimentale, non esiste un dato sperimentale riproducibile che venga a fare. Ora, andare a uccidere una giraffa e curare uno che ha già l'HIV, vabbè, quello c'ha già l'HIV, non è un problema, soprattutto se non riescono a curarlo in maniera diversa, ancora più inutile è prendere del corno di rinoceronte per aumentare la propria potenza sessuale, questo va a far ridere, ma esistono delle credenze in base a possibili cure che, se fatte, uccidono le persone. Vi faccio soltanto un esempio. Di Borio Bonifacio, questo negli anni 50, trovò che nelle sue capre non avevano tumore. Allora, perché le capre non hanno tumore? Non hanno tumore perché hanno delle particolari caratteristiche. Tra le altre cose, esiste non è vero che le capre non hanno tumore, esiste una specie animale che è la talpa cieca, la quale non sviluppa tumore. Ed è studiata dagli oncologi molecolari proprio perché non si riesce a capire come mai questo animale non sviluppi tumore. Vabbè. La sua idea era che se le sue capre non hanno tumore, allora ci deve essere qualche cosa che fa bene, e la sua idea era che le feci e le urine delle capre potevano essere usate nella terapia anticancro. C'è stata una sollevazione negli anni 50, io sono nato nel 1956, quindi ho un ricordo assai vago, però mi raccontavano che è stata una sollevazione popolare affinché con petizioni al Papa e al governo: dateci la cacca e la pipì delle capre che noi curiamo il cancro. Su che cosa era basato? Sul nulla. L'idea di Liborio Bonifacio, alla domanda solita che si fa a queste persone: ma perché la tua idea non è accettata a livello internazionale? E la risposta è canonica come quella di adesso: c'è un complotto contro di me. C'è un complotto catto, ebraico, comunista, massonico, contro di me, non mi fanno, perché vado contro le multinazionali del farmaco. Cosa non falsa, perché se una multinazionale del farmaco sapesse che la cacca e pipì della capra fosse effettivamente terapeutica, brevetterebbero la pipì della capra e venderebbero cacca e pipì di capra, perché le multinazionali del farmaco non sono così sciocche. Quindi, a un certo momento, però, l'American Cancer Society ed anche dice: guardate che abbiamo... che niente su questa cosa qua vi fa male, però la gente ci credeva, e la gente ha chiesto petizioni al Papa, come dire: ma perché non possiamo salvarci dal cancro prendendo cacca e pipì di capra? Un altro caso è la somatostatina di Di Bella. Io mi ricordo che quando parlai di Di Bella 10-15 anni fa, siamo nel 1993, da quelle parti là, c'è stata una sollevazione popolare che dicevo: guardate che il caso di Bella, lui vi dà della somostatina che però non ha effetti,
E devo dire che una volta che parlai in pubblico di questa cosa qua, quasi venni linciato dalle persone che dicevano no, la somostatina fa bene, ma fa bene su quali basi? Non c'è nessuna base scientifica. Non c'era nessuna base scientifica. Alla domanda che veniva fatta a lui, ma perché lei non pubblica a livello internazionale questo suo risultato? Perché c'è un complotto cattomassonico e ebraico delle plutocrazie occidentali, cioè, tutte quante queste cose qua, ogni volta che viene fatto questo c'è un complotto. La cosa è sempre così nella storia dell'umanità, cioè l'incompreso, l'idea che tu sei incompreso, che tu sei in una situazione che non sai. Ma chi decide che cosa fare o che cosa non fare con queste cure? Se voi andate a vedere su YouTube, qui trovate che cosa? Porta a porta Bruno Vespa. E c'è una trasmissione in cui Bruno Vespa invita Di Bella, che era un signore anziano bellissimo, canuto, che diceva lì, alla domanda di Vespa, lei che cosa vuole fare? Lui ha detto voglio curare il cancro, che è una cosa bellissima. Curare il cancro, soprattutto per chi ce l'ha o per chi ha parenti che ha il cancro, è una cosa bellissima. E come lo vuole fare? Con la somatostatina. E fa, e perché non pubblica a livello internazionale? C'è un complotto contro di me a livello internazionale, contro le multinazionali del farmaco. Cosa che non ha detto è che la somatostatina, che è un ormone prodotto dal corpo umano, però veniva fatta sintetica da una multinazionale del farmaco svizzera, la quale ha guadagnato un sacco di soldi grazie a questa cosa qui. Ma chi ha discusso di questo? Chi ha discusso di questo? Gli oncologi, i biologi molecolari, i farmacologi, i chimici? No, c'era la soubrette con le labbra rifatte, c'era un criminologo triste, c'era lo psicologo, quello che dice sempre cose banali, quello con la... C'era il critico l'arte che dice, cioè, quello che dice capra capra a tutti, e loro hanno discusso. Nessuno sapeva che cosa fosse il cancro, nessuno sapeva che cosa fosse la somatostatina, però hanno discusso se la somatostatina poteva essere usata oppure no. A un certo momento, voi sapete che ci sono il campanello, si apre in alto una finestra e c'è un signore vestito col camice. E si dice, e lei chi è? E dice, sono il direttore del centro oncologico di Aviano, AFA. Che cosa ne pensa della cura di Bella? E questo dice, per me è un'emerita stupidata. Tutti hanno risposto, l'arroganza della scienza. L'arroganza, cioè, nessuno di loro sapeva nulla, suona ancora il campanello, entrano dentro quattro persone. Guardatevelo perché è una cosa interessantissima. Entrano dentro quattro persone e Vespa gli chiede, perché sorridete? Perché abbiamo il cancro. Strano che voi sorridiate che abbiamo il cancro. Sì, abbiamo preso la cura di Bella. Abbiamo smesso di avere diarrea, non abbiamo più vomito, non perdiamo i capelli, stiamo benissimo, finisce la trasmissione. Il problema è, dopo 10 anni, quanti di quelli sono ancora vivi, che hanno smesso la chemioterapia e hanno preso la cura di Bella? E soprattutto, quanti sono gli italiani che seguendo quella trasmissione hanno smesso di fare la chemio, hanno smesso di andare nei centri oncologici, hanno preso la somostatina e sono ancora vivi? Questo qua mai nessuno se lo chiede. Cioè, quanti danni ha fatto alla cittadinanza? Quante persone credendoci lo hanno seguito e poi sono morte? E questo è il grosso problema. Io sono assolutamente liberale, nel senso che ognuno può fare la cura che vuole, però non puoi darla ai tuoi figli. E però non puoi fare una trasmissione televisiva, oppure chiedere che lo Stato paghi, e noi abbiamo pagato un sacco di milioni di euro, anzi di milioni di lire all'epoca, perché la cittadinanza convinse Rosy Bindi a fare dei clinical trials sulla bontà della somostatina. Clinical trials, cioè provare la bontà della somostatina, ovviamente il risultato è stato negativo, ma intanto avevamo buttato via milioni di lire, centinaia di milioni di lire. Per cosa? Perché la gente voleva quello. Prima il Papa e poi, e siccome il politico di adesso deve accontentare il popolo vuole la somostatina, diamo di somostatina. Una volta il popolo voleva brioche, gli davano brioche. Un altro caso è Stamina ed è Vannoni. Vannoni faceva della cura basata su cellule staminali. Il grosso problema qual era? È che non esiste nessun dato sperimentale validato scientificamente che quello che lui diceva funzionava. Però ci sono state le Iene, c'è stata questa sollevazione popolare,
le mamme volevano, e provate a pensare sia alla vita, sia addirittura alle feme, sia alla vita, su Nature, stem cell fiasco, must be stopped. Tutti quanti gli scienziati a livello internazionale dicevano: guardate che non esiste. Finalmente, dopo 5-6 anni, Pannoni è stato inquisito. Ma quanta gente ha preso le cellule staminali sue? E quanta gente è morta grazie a questo? Perché vi sono anche questi viaggi della speranza dove tu vai in Cina, perché dicono riesci a curarti col tumore, con le cellule staminali là, e torni con due tumori, con quello che sei andato e con quello che le cellule staminali inquinate ti hanno procurato. Ma questo qua, molte volte non ne parliamo, è il lato oscuro della faccenda, ma questo è il dato reale. Noi ci basiamo su che cosa? Sulle credenze, perché l'amico dice che, eccetera, eccetera. Provate a pensare anche a questa cosa che stava nascendo, ne faccio degli altri esempi, la medicina quantistica. Che cos'è la medicina quantistica? Nulla. La meccanica quantistica, come mi insegna il professore, funziona a livello subnucleare. A livello sopranucleare non funziona, non esiste. Funziona la meccanica classica. Quindi che cosa significa la medicina quantistica? Niente. La medicina lavora a livello meso e a livello macro, non lavora a livello micro. Si esistono delle linee di ricerca per capire come a livello quantistico due molecole si saldano tra di loro, perché ci sono gli elettroni e c'è un gioco quantistico vero e proprio. Ma a parte questo, la medicina quantistica non esiste, è soltanto una credenza, e noi ci crediamo. Prendiamo dei farmaci quantistici. Ma cosa significa prendere un farmaco quantistico? Niente, perché non esiste un farmaco quantistico, perché è un livello troppo alto, e non è il livello. Vi faccio il potere quantico del cervello, ci crediamo, ma ci crediamo basato su che cosa? Su niente. Usiamo dei termini scientifici. Una volta c'è stato, mi hanno invitato un gruppo di psicanalisti di fare una conferenza sulle catastrofi, che era di moda in Italia la teoria delle catastrofi. Allora io sono andato lì e ho cominciato a scrivere le equazioni, perché la teoria delle catastrofi si basa su una matematica che si chiama topologia differenziale. Gli ho mostrato che cos'è un'equazione differenziale, gli ho fatto vedere che cos'è, si alza uno e mi dice: ma perché ci scrive la matematica? Dico: come puoi capire la teoria delle catastrofi senza matematica? Ah, fa, noi parliamo di catastrofi senza la matematica. Ma non parlate delle teorie delle catastrofi scientifiche, parlate di un'altra cosa. E qui il potere del cervello quantico. Sì, che cos'è il cervello quantico? Il cervello di un animale, di un essere vivente che ha una dimensione subnucleare, che cosa significa? Significa niente. Sono delle parole messe insieme che non hanno alcun significato. Questa è scritta in spagnolo. In realtà il dottor medico Rike Gerd Hammer, voi ve lo ricorderete perché era il papà del ragazzo che fu erroneamente colpito da un proiettile nell'isola Cavallo, sparato da una Savoia. E il figlio morì, e questo dottor Hammer, era medico, gli venne un tumore ai testicoli. Lui disse: perché mi è venuto il tumore ai testicoli? Beh, mi è venuto il tumore ai testicoli perché c'è lo stress. E ha inventato quella che si chiama Neue Germanische Medizin, che si chiama la nuova medicina germanica, ed è una medicina basata sul fatto che tu hai i tumori perché hai lo stress, cui lo stress ti passa il tumore. Il problema qual è? Il problema è che molti ci hanno creduto. C'è stato il caso di questa bimba di 18 anni, veneta, la quale aveva una leucemia, madre e padre, seguaci della Neue Germanische Medizin, la nuova medicina germanica, ha detto: bimba, sì, tu hai una leucemia, non andiamo dall'oncologo, non andiamo dall'oncoematologo, tu hai uno stress, ti curo per lo stress, ti diamo degli anti, non so, del Tavor, del Prozac, la bimba è morta, perché ovviamente questo non funziona. Gerd Hammer è stato radiato in Germania, e quando è stato radiato in Germania ha detto che è stato radiato perché c'era un complotto ebraico contro di lui, e cioè che i sionisti volevano eccetera eccetera, gli ebrei in Germania stavano riacquistando. È stato anche accusato di attività antisemitiche eccetera eccetera. Dove ci credono? In Italia, come vi raccontavo, 6 mesi fa questa bimba, 18 anni, è morta perché mamma e papà seguivano la Neue Germanische Medizin. Un'altra, the Gerson Therapy,
Questo Gerson ha scritto anche lui un libro che si chiama The Gerson Therapy, The Amazing Nutritional Program for Cancer and Other Illness, che è un sorprendente programma nutrizionale per il cancro e le altre malattie. La sua idea è che tu hai il cancro perché il cancro ti viene perché hai il corpo con inquinamento. Quindi devi disinquinare il corpo, cioè devi praticamente liberare il fegato da tutte quante le cose. E anche in questo caso, poi vi mostro la terapia, voi mi metterete tutti quanti a ridere, ma e sorriderete, però un sorriso amaro, perché una signora toscana, che aveva anche lei un tumore, ha seguito la Gerson Therapy, ha utilizzato questa tecnica che io vi mostro, ed ovviamente è morta. Perché uno dei modi in cui Gerson... La cosa incredibile è che loro non scrivono mai articoli su riviste internazionali, perché non verrebbero mai accettati, perché non è scienza. Scrivono libri, li vendono, vanno in televisione, vanno al Maurizio Costanzo Show, vanno a Ballarò, vanno di martedì, di mercoledì, di giovedì, e convincono la gente, vanno alla domenica, e la gente ci crede. Sorprendentemente la gente ci crede. Sono delle novelle, cioè, sono delle Vanne Marchi. Vanne Marchi era meravigliosa perché vendeva degli impasti di alghe che dovevano far diventare il corpo come chi voleva. Sono degli stregoni, ma sono dei grandi imbonitori e la gente ci crede. Qual era la tecnica? Dovete prendere il caffè. Ma come si prendeva il caffè secondo Gerson? Si prendeva in questo modo qua, cioè dei clisteri di caffè. La signora in Toscana si è fatta degli enormi clisteri di caffè ed è morta di tumore ed anche un po' nervosa. C'è da ridere, ma c'è da ridere amaramente, perché la gente muore. La gente muore. È una flebo inusuale. Tiziano Terzani, grande giornalista, ha avuto un cancro e voi sapete che è morto. Voi sapete che ha scritto questo libro in cui racconta come è stata la fine della sua vita vagando in India alla ricerca di una terapia non standard, quindi non scientifica, per curare il cancro. Quello che molte volte si dimentica sono le prime 10 pagine di questo libro. Tiziano Terzani che cosa ha fatto? Quando ha saputo di avere un cancro, che cosa ha fatto? È andato in India? No! Siccome era molto ricco, è andato su Google e ha cercato qual è il miglior centro oncologico del mondo. E lui ha trovato lo Sloan Kettering Memorial Hospital di New York. Ed è andato lì! Ed è andato al Memorial Hospital di New York e gli hanno detto, guardi, non c'è più nessuna speranza. Lui ha detto, beh, se non c'è nessuna speranza, me la gioco. Ma la prima cosa che ha fatto, come fa qualunque persona saggia quando tu hai un tumore, non vai alcuni vanno da Gerson o da Herd, ma gli altri vanno dall'amico che sa, fa dove posso andare. Io ho lavorato per 10 anni in un centro oncologico, a Brugliero, nel Dipartimento di Oncologia Sperimentale. La cosa sorprendente è che quando dicevo ai taxisti dalla stazione di Milano che mi portassero, diceva, lei lavora là, mi può dare un consiglio perché ho una disquadra, guardi che io faccio il filosofo, là, fa, non ha importanza. Lei sa, questa idea che devi cercare l'esperto, perché se non cerchi l'esperto e non lo trovi, tu muori. E lui ha cercato l'esperto, sapendo che non aveva più nessuna possibilità, è andato a giocarsela diversamente. L'omeopatia. Ma l'omeopatia ha basi scientifiche? No, nessuna base scientifica. Tra altre cose, io stesso mi sono curato con un metodo omeopatico perché una volta mia moglie mi vede e mi dice guarda che ti vedo un pochettino debole, dico no, sto benissimo, ma no, fa, sei un pochettino debole, le tue difese immunitarie, e le dico, mia moglie insegna inglese, dico quali difese immunitarie, sto benissimo, sono un po' di stress, no, fa. La mia amica mi ha detto che sua sorella aveva una cugina che si è curata con metodi omeopatici. Io dico, guarda, non prenderò mai medicina omeopatica in vita mia. Insomma, vado avanti una settimana, vado avanti due, alla fine sono solo due possibilità, o divorzi, o prendi la medicina omeopatica. Ed ho preso la medicina omeopatica. Qual è la grossa fortuna mia? Che le medicine omeopatiche hanno la possibilità di essere assolute in acqua o in alcol. La mia era assoluta in alcol, quindi ogni mattina mi bevevo la mia grappina a lavorare felice. Ovviamente è andato bene.
quando nasce la medicina omeopatica? Quando questo signor Samuel Hahnemann, siamo nel verso la fine del 1700, scopre che un chimico scozzese, William Calle, porta la corteccia di un albero che si chiama china, e che questa corteccia, se presa, dava gli stessi sintomi della malaria, ma anche la curava. Allora ha pensato che cosa che simili musculantum, cioè io devo dare ai pazienti qualche cosa che genera dei sintomi che sono simili ai sintomi della malattia, quindi guarisco la malattia. Qual è il problema? Che molte volte queste cose che io do sono veleni e quindi devo diluirle. Ma quante volte devo diluirle? Beh, devo diluirle 50, 60, 70 volte. Qual è il problema? Il problema è che qualche anno dopo c'è stato un signore che si chiamava Avogadro, il quale ha scoperto che in una molecola ci sono 6.002×10^23 molecole in una mole, molecole, e che se tu le fai la soluzione è, tu prendi un pezzo di eccipiente, lo metti in 99 parti di acqua, lo scuoti, addirittura Hahnemann diceva che bisogna scuoterlo in maniera trasfrazionale, poi ne prendi la centesima parte, la tiri fuori, prendi dell'acqua pura, lo metti dentro, lo scuoti, poi prendi la centesima parte, lo metti via, eccetera, eccetera, e lo fai 30 volte. Qual è il problema? Che dopo 14 volte, per il numero di Avogadro, non c'è più niente. Se tu apri il rubinetto, hai più probabilità di trovare la cosa. La cosa interessante, così come aneddoto, è che questa corteccia di china, siccome era buona contro la malaria, gli inglesi, visto che andavano in Indocina, andavano da quella parte dove c'erano popolazioni, c'era della malaria endemica, pensarono di darla ai marinai. Qual è il problema? Che era amarissimo. E i marinai non la volevano. Qual è la soluzione? Il gin. E lì nasce il gin tonic. Se voi andate a prendere una bottiglietta di Schweppes o una bottiglietta di acqua tonica e vedete gli ingredienti, voi ce troverete dietro, c'è scritto estratto di chinina. Quindi è più curativo, da un certo punto di vista, un buon gin tonic che una medicina omeopatica. Va bene, punto, perché ci posso fare tutti quanti i conti. Qual è il problema? Che c'è stato, non mi ricordo più se in Emilia Romagna o nelle Marche, bimbo che aveva pochi mesi, con un'otite fortissima, madre e padre vanno dal loro medico, il loro medico è il medico omeopata, il medico dice prendete queste medicine omeopatiche. Il risultato qual è? Il bimbo è morto. Una cosa tragica, c'è stata la denuncia del medico, ma ci dovrebbe essere stata anche la denuncia dei genitori, perché è i suoi genitori che hanno fatto quello. Qui vi sono due video, sempre su YouTube. Nel primo, come bere una soluzione, la candeggina fa male, la candeggina non prendetela, non bevetela, eccetera, eccetera. E questo signore prende la candeggina e fa un estratto omeopatico di candeggina, e cioè lo mette su una boccia, una 100 parte, la scuote, la 100 parte, alla 14ª soluzione lui si beve l'acqua. Non gli succede niente, perché non c'è più candeggina. Loro parlano di memoria dell'acqua. Sì, questo è un altro problema. È un problema perché c'è un signore che si chiamava Benveniste, il quale ha scritto su un articolo su Nature, sulla memoria dell'acqua, cercare di suffragare questa cosa qua. Qual è il problema? Che l'articolo è stato ritratto perché non c'era alcuna prova a favore dell'esistenza della memoria dell'acqua. Il secondo invece è un video ironico dove vi è un pronto soccorso omeopatico. Poi provate a pensare, è un chirurgo omeopatico. Che cosa significa un chirurgo omeopatico? E gli arriva il paziente che aveva una gamba rotta in questo pronto soccorso, e loro, è un video comico, in cui loro lo curano in maniera omeopatica questa. Ma la cosa ancora più bella è che poi alla fine sono stanchissimi questi due medici e vanno a bersi una birra omeopatica. E lo spillatore gli dà due enormi pinte di acqua e dopo con un contagocce gli dà tac, una goccina di birra, e uno beve la birra e dice però forte oggi, eh? Andate a vedere, perché sono istruttive queste cose qua. C'è gente che crede a tutto, c'è gente che crede agli alieni, magari ci sono veramente, c'è gente che crede che Elvis Presley sia ancora vivo,
Qual è la differenza tra uno che crede in Elvis Presley e uno che crede in Gerson, che crede in Di Bella, che crede in Liborio Bonifacio, che crede in omeopatia? Nessuna, perché la base è la credenza irrazionale. Tu non riesci a convincerli mai. Esiste Vilfredo Pareto, grande italiano, ha fatto una legge che si chiama la legge di Pareto, la legge dell'80-100. La legge dell'80-100 in questo caso è che il 20% della popolazione tu non la puoi convincere in nessun modo. Tu gli metti davanti una parete bianca e gli dici guarda che questa è bianca, se loro pensano che sia nera tu non li convinci. Il 20% della popolazione non viene convinta. Se crede che Elvis Presley viva, tu, se crede che l'omeopatia funzioni, perché il mio parente è così. L'aneddotica in medicina non funziona mai. Nella scienza l'aneddotica non funziona, esistono i clinical trial, cioè esistono esperimenti controllati. Non esiste, io so che a mio parente è andato bene. Cioè quanto di noi dicono quando fumo, io fumavo molto, non fumavo moltissimo. Poi mia moglie, essendo la stessa, mi ha detto o smetti di fumare o divorzio, e così non solo mi sono preso la medicina omeopatica, ma anche smesso di fumare. Quanti dicono, sì, mio nonno ha fumato ed è vissuto fino a 150 anni. Tuo nonno? Ma tu è l'unico sopravvissuto. Ma tutti gli altri che sono morti? Perché fumare aumenta la probabilità di avere il cancro ai polmoni. Non ci sono né santi né madonna. Ti può andare bene, ti può andare male, ma in media, cioè a livello epidemiologico, funziona così. Allora, il 20% della popolazione italiana, della popolazione mondiale, non può essere convinto. Ad esempio in America le medicine omeopatiche le vendono e sul retro c'è scritto it doesn't work, che significa non funziona, e la gente li prende lo stesso. Esiste quello che si chiama l'effetto placebo, dove ti danno qualche cosa e tu pensi che sia vero, che molte volte hanno fatto un esperimento dicendo guarda io ti do questa pillola, ma questa pillola non funziona, e questa gente ha detto ah sì non funziona, la prendo lo stesso. Perché non ha importanza, non ci crede nemmeno che il medico ti dice che non funziona, perché il 20% e questa è una cosa brutta da un certo punto di vista, perché ha un significato politico, ha un significato sociale, ha un significato etico, cioè non ci crede, cioè non ci crede, non lo smuovi dal dogma. Questa idea è che tu hai una credenza e che cada il mondo. Quelli che sono andati in crociera per verificare se la Terra è piatta o no, è successo poco tempo fa, hanno avuto delle conferme positive, nel senso che andando, loro sono sempre stati a livello orizzontale, non sono mai trovati con la testa in giù. E loro sono tornati dalla crociera dicendo, vedete la Terra effettivamente è piatta, non siamo mai andato il sole, la cosa nel cervello. Provate a vedere, ma questo qua esiste anche a livello genetico, dove, ad esempio questo qua è un sito dove tu mandi un po' del tuo materiale biologico, saliva, sangue, un po' di pipì, quello che vuoi, un po' di pelle, e mandi quello anche del partner. E loro ti dicono se c'è una coincidenza a livello genetico. Perché, come il sito là, love is not a coincidence, it's a matter of biology. Cioè, tu incontri il tuo partner perché avete un'affinità genetica. Che è ovviamente falso, però c'è gente che gli dà i soldi e va a prendere le mutandine, il fazzoletto del partner per togliere via un po' di materiale biologico per mandarlo via, e dove trovi se c'è una coincidenza, no? Uno dice questa è follia. No, non è follia, è il 20% della popolazione. È il 20% della popolazione. È il 20% della popolazione che vota tra le altre cose. Ed è per questo che esiste un movimento a livello internazionale che si chiama The Right of a Competent Electorate, e cioè il diritto di avere un elettorato competente. Perché uno dicono, sì, esiste il diritto in democrazia che tutti votino, però io ho anche il diritto che tu che voti sia un po' competente su quello che si va a votare. Perché cioè, devi sapere un po' di cose. Io ho ascoltato un dibattito surreale sui rifiuti radioattivi italiani tra Pecoraro Scanio e Ignazio La Russa, se metterlo a Scansano Ionico. Nessuno sapeva che cosa fosse la radioattività, nessuno sapeva Scansano Ionico dove fosse, nessuno sapeva, e hanno discusso due ore gridandole. Ma la cosa fondamentale è che nessuno sapeva nulla,
E questo è un grossissimo problema. È un problema a livello di sanità individuale. Se io non so, io muoio. Se io non so qual è un buon cardiologo, io muoio. Se io non so dove portare mio padre o mia figlia e mio padre muoiono. Se io porto mia figlia o mio padre per curarsi in medicina omeopatica, lui muore. Lo porto da Gerson, lui muore. Ma il mio problema è anche a livello politico. E se io non so e voto, perché non capisco, non so, e questo è un grossissimo problema. È un problema di etica pubblica, è un problema di etica individuale, ma è un problema di metodo scientifico. Tu devi sapere che cos'è scienza. Della scienza non mi devo fidare ciecamente, ma è la miglior cosa che ho. Perché? Perché è basata su esperimenti che sono, come si diceva prima, riproducibili. Facciamo chiarezza. Qua ci sono degli errori di ragionamento. Qual è il primo errore di ragionamento? Si chiama argumentum ad vacuum. Ovvero sia, noi crediamo a qualcuno perché qualcuno ha il bastone, ha il potere. Che cos'è il potere? Andare in televisione. Il potere del pulpito, il pulpito televisivo è importante, il giornale è importante. Se io vengo invitato ogni volta in una trasmissione televisiva e dico mangiate la papaya perché la papaya vi fa rimanere sempre giovani, alla fine la papaya viene mangiata. Perché esiste il 20% della popolazione che ci crede soltanto perché il 20%, ma comincia anche a salire. Ma tu prendi la papaya, sì, ma mamma mia, ho avuto degli effetti positivissimi. I forgiatori del pensiero. Sono dei forgiatori del pensiero. Ma il problema è che noi avremmo bisogno di forgiatori del pensiero corretto. E abbiamo spazio. Invece... Ma non hanno spazio. La televisione, sono ammirato dalla sua conferenza. Ma dico, la televisione praticamente vedo sotto le ciarlatane. Ma il problema è diverso, se mi permette. Il problema è che nella stessa trasmissione c'è Alba Parietti e il direttore dei laboratori del CERN, e hanno lo stesso diritto di parola. A parlare su che cosa? Sulle particelle elementari. Ma Alba Parietti che cosa sa sulle particelle? Niente. Ma il moderatore dà più spazio ad Alba Parietti. Certo, perché ha più capacità di parlare. E questo è il problema. Provate a differenziare, queste cose qua sono nomi latini, l'argumentum ad vere cundia, ma l'argumento d'autoritate. Qual è l'argumentum d'autoritate? L'argomento che si rifà un'autorità, nel senso che perché devo credere in Einstein? Einstein è un'autorità in ambito di relatività ristretta generale, di fisica. Perché devo credere nel mio oncologo? Perché devo credere nel mio cardiologo? Perché ha studiato ed è un'autorità. L'argumento ad vere cundia invece è un argomento che si basa sul fatto che qualcuno dice che quello sia un'autorità quando non lo è. Provate a pensare, Rita Levi Montalcini arriva dopo aver vinto il Nobel, arriva con l'aereo, una giornalista gli chiede professoressa, che cosa sono dei neurotrasmettitori? Lei è un'autorità e risponde, e ha ragione di rispondere perché è un'autorità. Arriva una seconda giornalista e gli chiede, che cosa ne pensa professoressa dell'aborto? Lei non è un'autorità, non aveva nessun motivo di rispondere. E questa è la cosa fondamentale. E io, cittadino, che vedo la televisione, devo capire chi è un'autorità da chi non lo è. Perché se non lo capisco, io muoio. Muoio fisicamente o muoio intellettualmente. Se nei dibattiti televisivi di adesso, ci sono dibattiti televisivi sulla TAR, sulla TAC, sulla TAC, sulla TIC, sulla TOC. Cioè, il problema è, ma chi è l'esperto? Chi è l'esperto? Se io non lo riconosco, io come cittadino, è un problema. Un altro è l'argomento ma giudice. Secondo molti, siccome molti lo dicono, allora lo seguo. E soprattutto c'è la fallacia nel dire si dice che. Quando qualcuno dice si dice che, la prima cosa che bisogna fare è chi lo dice, dove lo dice. Perché la fonte è fondamentale della conoscenza. Le menzogne, le calunnie, le fake news si basano sul fatto che c'è qualcuno che dice qualche cosa. Ad esempio, io adesso ho una polemica, una grossissima polemica a Rovigo, perché si dice che io abbia bruciato 67 quintali di libri. Da che è folle se non ci pensi, 67 quintali di libri, il signor lo sa, è una roba così. E io non ho mai bruciato 67 quintali di libri, però c'è questa, si dice che, siccome sono presidente dell'Accademia dei Concordi a Rovigo, dove abbiamo un'enorme biblioteca con 300.000 volumi, e abbiamo fatto pulizia, abbiamo buttato via al macero dei libri
che ci hanno donati, che erano pieni di muffe. Ma non erano 67 quintali, erano 200 ed erano pieni di muffe. Però si dice che, ed io sono oggetto di una campagna diffamatoria perché si dice che, ma si dice su che, chi lo dice? Si dice che prendere l'aspirina, voi vi ricordate soprattutto voi che siete della mia generazione, quando a un certo momento si dice che prendere un po' di vitamina C al mattino non ti viene mai il cancro. Era l'idea di Linus Pauling, un grosso scienziato che ha vinto due Nobel, uno in chimica e uno in medicina. Però aveva questa idea sbagliata e io mi ricordo che anche a casa mia c'era mio padre che ogni mattina prendeva un cucchiaino di acido ascorbico e diceva, ma perché lo prendi? Perché fa andare via il cancro? Chi lo dice? Si dice che, ma lo dice chi? Qual è l'idea? L'idea è che quando tu ragioni su queste cose, tu devi partire da delle premesse e attraverso un'argomentazione concreta tu devi arrivare a una giustificazione. La giustificazione, cioè devi giustificare la tua posizione. Una cosa che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri figli, ai nostri studenti, noi gli abbiamo insegnato a parlare in italiano, ma non gli abbiamo insegnato la grammatica. La grammatica la imparano a scuola. Ma il problema è che non gli abbiamo insegnato nemmeno la grammatica del pensare. Cioè non abbiamo insegnato ai nostri figli a pensare. La nostra scuola non lo insegna le regole. Allora, quando nasce l'università? Nasce in Italia, questa cosa meravigliosa, negli anni... La prima nasce a Salerno, nell'Ottocento, la prima scuola, la scuola medica di Salerno, poi in Italia cominciano a nascere Bologna, siamo intorno al 1000, 1100, poi va a Cambridge, poi c'è Padova, 1222. Si entrava in università a 14 anni e c'erano solo tre facoltà. E c'era giurisprudenza, teologia e medicina. Ma prima di accedere alla facoltà di teologia o giurisprudenza o di medicina, tu passavi 4 anni, 5 anni a studiare trivio e quadrivio. Che cos'è il trivio? Logica, retorica e grammatica. Logica, l'arte del buon pensare, retorica, l'arte del buon parlare, grammatica, l'arte del buon scrivere. Prima di fare il medico, ti insegniamo a pensare. Prima di fare il teologo, ti insegniamo a pensare. Prima di fare il giurisperto, ti insegniamo a pensare. Adesso invece si pensa che uno nasca già sapendo pensare, il che è falso. Perché per pensare esistono delle tecniche che sono state codificate da 2400 anni di pensiero occidentale, che nascono con Aristotele, Platone e i presocratici, eccetera, eccetera, e che venivano insegnate nelle scuole teologiche fino agli anni 50 e poi si sono perse. Chi le sta reinsegnando? Gli americani, come fossero cosa loro. Si chiama critical thinking. Critical thinking, pensiero critico. Ma in realtà l'abbiamo inventato noi. L'abbiamo inventato in Grecia, l'abbiamo inventato a Roma. L'abbiamo inventato noi italiani quando abbiamo inventato l'università. Noi italiani siamo grandi, abbiamo costruito il sapere assieme ai greci. E poi ce lo siamo dimenticati, l'abbiamo dato... E adesso noi abbiamo queste follie, accettiamo la. Provate a pensare che cosa diceva Giovanni Stuart Mill. Questo è un libro del 1859. John Stuart Mill è il padre praticamente della teoria liberale. E lui diceva che la libertà di un individuo può essere libero di fare tutto quello che vuole fin tanto che non limita la libertà degli altri. Va bene? Il che significa che tu sei libero di fare quello che vuoi, ma tu non puoi fare del danno agli altri, ad esempio propagandare dei farmaci che non sono farmaci, perché fai un danno agli altri e lo Stato dovrebbe fermarti. Se noi avessimo, qua mi scuso con il servizio dello Stato, ma uno Stato serio non avrebbe mai speso centinaia di milioni di lire per fare quello che ha fatto la Rosi Bindi e andare a vedere se la somostatina funzionava o no, perché non Stato, funziona. Scusi, lo Stato è Stato. Sì, lo Stato è Stato, ha ragione. Speriamo che sia, che sarà. La stessa cosa col metodo Vannoni. Col metodo Vannoni e lo Stato che è Stato, c'è il pretore in maglie, c'è che a un certo momento un pretore si sveglia e dice bisogna farlo, ma non ci sono validità scientifiche. Il buon Stuart Mill diceva anche la libertà di un individuo deve essere totalmente, cioè lui può fare quello che vuole, sopra, c'è scritto, nessuno può interferire con la libertà di azione degli altri, a patto che,
non vi siano delle situazioni in cui la salute e il bene della collettività è più importante di quella del singolo. Questo è stato utilizzato da chi? Le quarantene. Tutte le navi che arrivavano e che venivano messe a Palermo, a Venezia, che arrivavano per 40 giorni, la nave stava fuori, perché se c'era un'epidemia, chi doveva morire moriva e chi doveva sopravvivere poteva entrare. L'idea è, ma io voglio la libertà di andare, tu hai la libertà di venire, ma c'è la libertà dei cittadini, la salute pubblica. E la stessa cosa sono i vaccini. I vaccini sono esattamente questo. Il vaccino, come ogni atto medico, non è privo di rischi. Anche quando vado a farmi l'esame del sangue, non ci sono dei rischi concomitanti. È l'atto medico. Ma quante vite può salvare? Noi abbiamo eradicato la poliomielite. Chi di noi, soprattutto noi che abbiamo vissuto, nella nostra classe c'era sempre un bambino che aveva la poliomielite. Adesso non c'è più. E non c'è più nemmeno il senso del rischio. Perché? Non ci sono più malati, non li vedo. Non li vedo. Non c'è più la poliomielite, però ci sono altre malattie. E l'idea di John Stuart Mill è questa. Allora io devo pensare in queste situazioni qua, devo conoscere. Io dico, sì, ma tanto io non vaccino mio figlio perché si vaccinano gli altri. Si chiama il free rider, cioè colui che viaggia gratis senza pagare il biglietto, perché tanto il biglietto lo pagano gli altri. C'è un problema. Se tutti sono free rider, cioè nessuno paga il biglietto, non ci sono più i soldi per fare andare avanti gli autobus. È la stessa cosa con i vaccini. Però chi ce ne fa? Anche se non c'è tutti, nessuno ha idea di che cosa sia un vaccino. La televisione è piena di questi interventi, di nessuno. Ha ragione. E i politici lo consentono. Lo consentono. Abbiamo dei politici che parlano anche i magistrati, ne parlano, siamo sicuri che loro sappiano. Questo qua è un problema. Politica e scienza. Quando ero a Milano, con la Corte d'Appello di Milano, abbiamo fatto un corso di genetica forense per i penalisti e per i giudici, no? E gli abbiamo insegnato che cos'è il DNA, perché adesso sono tante prove di DNA, sono anche il CSI. E se è stato un corso di una settimana in cui gli abbiamo fatto estrarre il DNA agli avvocati, ai penalisti e ai giudici, no? E per la prima volta hanno visto che cos'è il DNA. Perché adesso molte cause non sono risolte dal giudice, ma sono risolte dal perito. Perché il perito sa delle cose che il giudice non sa. E il giudice deve fidarsi del perito. Se tu sbagli il perito, il poveretto va in galera oppure viene liberato. Il caso Amanda Knox, lì c'è stato un grossissimo problema. Ad esempio mi raccontavano i genetisti forensi, che a un certo momento c'è del sangue su un coltello, solo che il sangue è poco, perché c'è un problema che deve esserci una certa quantità, perché altrimenti non viene fuori l'esame bene. In Italia quell'esame non può essere fatto. Il giudice dice, se non può essere fatto, quella prova non può essere considerata. Allora la difesa gli dice, guardate che però in Canada glielo fanno. Sì, in Canada sì, ma qui no. Appunto, e quindi non la mandano. E quello è un abuso. Quello è un abuso. Ma lì c'è la sentenza, si fidano di un perito italiano, il quale non ha nessun problema ad avere una bassa moralità, ma anche questo si basa sul fatto che cosa? Che il giudice, che è una disciplina difficilissima, un lavoro difficilissimo, non avendo le competenze, deve fidarsi sulle competenze dell'altro. E qui sbaglia, perché c'è o il principio, l'argumento ad autoritatem, cioè veramente il perito è un'autorità, ma se fai un argumento ad verecundia, cioè tu pensi che il tuo perito sia un'autorità, ma in realtà non lo è, tu andi in galera un innocente o liberi un accusato. E perché? È sempre il problema fondamentale, tu non sai che cosa sia scienza. Perché il DNA è una questione scientifica. E questo è un problema fondamentale. Uno dice, perché devo imparare filosofia della scienza? Cioè la professione che io faccio, perché ti fa vivere. Cioè, adesso non lo dico per difendere la mia professione, ma un po' di filosofia della scienza, cioè un po' di riflessione su che cos'è il metodo scientifico, è fondamentale. Ma non è fondamentale per andare in un salotto buono a dire io ti parlo di Popper, perché ti salva la vita. Quindi vi è un'ignoranza del metodo scientifico che confonde la chimica con l'alchimia,
la chimica con l'alchimia, dove sei la chimica qua, la chimica con l'alchimia, la frenologia con la neurologia, cioè il l'ombroso con le neuroscienze, la magia con la fisica, l'astrologia con l'astronomia. Ma voi sapete qual è l'impatto? Lui penso possa fare i conti, visto che è un fisico, qual è l'impatto dei pianeti quando tu nasci? È molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma potrei continuare, minore di quanto grasso, di quanto magro è l'ostetrico. Cioè la tua vita non è decisa da dove è Saturno, anche perché Saturno si è spostato ma rispetto al Medioevo, ma da quanto grasso, da quanto, se l'ostetrica ha mangiato un panino col salame oppure ha mangiato solo un'insalata, e uno ci crede a questo. L'astronomia e l'astrologia, anche questo è sapere. Io non faccio il panegirico della scienza, la scienza sbaglia, la scienza si autocorregge, però la scienza è l'unico sapere che è affidabile che noi abbiamo adesso. E questa è una cosa, la scienza continua a sbagliare, ma anche continua a correggersi. E questa è l'idea, la scienza non ha la verità, la scienza ha congetture, ma sono congetture che sono suffragate da esperimenti e esperimenti. Quando mi faccio l'NMR, questo, la risonanza magnetica, che siccome c'è scritto anche nucleare, allora ti fai soltanto la risonanza, perché ha paura di dire magnetica nucleare, perché uno dice c'è anche nucleare, ma fai solo la risonanza, perché è magnetica nucleare. C'è dietro la meccanica quantistica. Ma dietro la meccanica quantistica, quanti esperimenti a favore ci sono? Ce ne sono miliardi, eppure nessuno sano di mente pensa che la meccanica quantistica sia vera. Perché è una buona congettura, ma è una congettura che ti permette di fare la TAC, la PET, la tomografia computerizzata assiata, l'NMR, che ti permette di fare delle radioterapie, che ti permette di dare dello iodio radioattivo a tua figlia, di usare l'iodio radioattivo come materiale di prossimo. E anche la televisione. La televisione non funziona con la meccanica quantistica, ma con l'elettromagnetismo. No, sì, ci sono elettroni, sì, però lì è un lavoro diverso. Allora, l'idea è questa. Noi che siamo uomini di cultura dobbiamo creare una muraglia cinese tra la conoscenza vera, anzi la conoscenza, non c'è conoscenza fatta. Tra la superstizione e la magia. Tra la superstizione e la magia, ha detto bene. Tra la conoscenza e la superstizione. Tra l'80% della popolazione, ahimè, e qua si diventa elitisti, tra l'80% della popolazione che può pensare e il 20% che non vuole pensare, che ha deciso di non pensare. Questa non è una questione di aristocrazia, questa è una questione di statistica. Allora, e veramente bisognerebbe fare come il Mahatma Gandhi, il quale scrive, parla solo se hai la conoscenza tale da poterlo fare in modo da migliorare il silenzio, altrimenti taci. Tutti parlano e nessuno tace. Mahatma Gandhi dice parla solo quando hai qualcosa da dire. Io avrei finito, ma prima di aver finito, di finire, vi voglio dire che vi ho imbrogliato. Cioè c'è stato un punto di questa mia chiacchierata in cui io vi ho dato un'informazione sbagliata. Vi ho imbrogliato, cioè sono stato un retore cattivo, vi ho imbonito su un'informazione sbagliata e voi ci avete creduto, perché siete tutti quanti qua. Qual è l'informazione sbagliata che io vi ho dato? Ve lo dico. Bisogna risentire tutto. Che non è stato il Mahatma Gandhi, questo lo si trova in rete, e tutto quello che si trova in rete non è sempre vero, perché il vero signore che l'ha detto era un pittore napoletano che si chiama Salvatore Rosa, e questo è un ritratto, l'autoritratto della National Gallery, e qui sotto c'è scritto aut tace, aut loquere, migliora silenzio. Molte volte pensiamo che gli altri, solo perché sono all'estero, abbiano detto cose importanti e ci dimentichiamo della nostra grande tradizione di pensiero critico che abbiamo in Italia e che noi abbiamo costruito. E questi grandi parlavano solo quando avevano qualche cosa di interessante da dire. E loro si salvavano la vita e la salvavano ai loro concittadini. Grazie. Bravo.
piccolo un intervento, se possibile. Ma la voce credo che si sente, no? Sì. Sono ancora, cioè, allora, affascinante, complimenti, sì, la sua lucidità, la chiarezza proprio magnifico. E faceva pensare a quelle, si potrebbe fare un parallelo tra la scienza e l'irrazionalità, tra la magia e la superstizione nell'ambito della religione e la magia. Perché molti, la superstizione, molti confondono la religione con la superstizione, soprattutto in un mondo italiano, e non conosco quello spagnolo, non conosco quello austriaco, cioè nel mondo del cattolicesimo, al di là di quello del protestantesimo, che sono cugini lontanissimi, cugini separati, credo che noi confondiamo spesso, lo vediamo in mille manifestazioni. Diceva il grande Pitre, e io l'ho scoperto questo quando mi occupai di magia e superstizione nel Sicilia passato, che la gente in quel tempo, è quasi contemporaneo Pitre, no? La gente preferiva interpellare i maghi piuttosto che i medici. E questo oggi però tutto ciò che continua ancora è veramente grave e preoccupante, perché chi ha la cultura in mano, certamente non i politici, ma i politici hanno una grande responsabilità, perché il politico ha interesse che il popolo sia ignorante, perché questo dai tempi degli antichi romani sino ad oggi, perché il potere vuole sempre dominare. E un popolo ignorante lo si domina facilmente. I politici, lo vediamo con la nostra televisione, innanzitutto non abbiamo più dei film istruttivi, abbiamo dei film che provengono, non so, da tutto il mondo, ma soprattutto dall'America, che educa alla violenza, al sangue, al sadismo. E il politico, che è un ignorante, il politico via via, se noi cominciamo dall'Unità d'Italia oggi, abbiamo un'ignoranza, un'ignoranza totale. E allora praticamente che cosa succede? Che ascoltare lei, un suo omologo, diciamo, dal punto di vista culturale e scientifico, alla televisione, una volta quando ero bambino ascoltavo il convegno dei cinque, che era istruttivo, non c'era la televisione, io papà ci mettevamo così con l'orecchietta nella radio Marelli e ascoltavamo la sera queste trasmissioni. Oggi no, oggi ci sono tutti, ci sono, ci sono il grande fratello, il grande sorello, l'eredità, questo quell'altro, che sembrano delle polverine per obbligare il pensiero del sano cittadino. Ma vede, cioè, che lei ha perfettamente ragione. Il problema è che non bisogna solo lamentarsi. La lamentazio è una cosa molto bella, lamentarsi. Il problema è che bisogna agire. Noi abbiamo una responsabilità come genitori. Ma lo dice uno che se fosse vissuto ai tempi di Savonarola o di Giordano Bruno mi avrebbero messo a rogo. Cominciando dai preti, che io sono cattolico credente professante, cominciando dai preti e ai colleghi, perché non sono stato mai un organico né nel cattolicesimo né nel sistema giudiziario, e qua qualcuno lo può testimoniare. Comunque lei ha ragione, c'era questa meravigliosa trasmissione che alcuni di voi si ricorderanno di Alberto Manzi, non è mai troppo tardi. Sì? Alberto Manzi ha insegnato l'italiano non ai giovani ma agli anziani che non avevano dall'alfabetizzazione. Adesso sarebbe necessario che vi fosse un'alfabetizzazione su questo. Posso fare un intervento oppure? Perché è chiaro che sapendo che c'era questa conferenza con questo titolo, ho ripreso qualche articolo che mi è piaciuto, settembre del 2018, ed è Inzetto in fondo. E dice scienza e politica, così il ragionamento motivato tra virgolette ha preso il posto del pensiero critico. Tante cose che tu, visto che ci diamo del tu,
abbiamo concordato fino a... Abbiamo concordato. Però dopo la sua domanda non so... No, dopo la tua. No. non siamo dei nemici, possiamo essere avversi nel modo di vedere. Ho insegnato chimica farmaceutica per 20 anni. Partendo dall'etnofarmacologia. E io agli studenti dicevo che la malaria si può curare attraverso un episodio, ecco, di successo a un indio che è caduto in uno stagno dove c'era l'albero, eccetera, eccetera. Da questa storiella però spuntano poi i farmaci, e i farmaci sono molecole. Il numero di Avogadro, quanti di noi sa che cosa significa il numero di Avogadro? Tanti anche con cultura alta, nell'accezione di ora. Un numero di 6,02 per 10 elevato a 23 significa gli Stati Uniti d'America con cubetti di un centimetro coperto per 3 km di altezza. Punto. Questo significa il numero. Un numero irraggiungibile. Ed è in una, questo numero in una grammomolecola molecola come la malaria. L'etnofarmacologia ha un senso, perché queste, diciamo, situazioni viste allora, studiate poi, ecco la scienza, cioè con scienza che tutti gli esperimenti sono ripetibili, riproducibili. L'industria farmaceutica non investe per niente, non investe per niente, tant'è che ci sono famosi farmaci orfani, purtroppo, perché non c'è interesse. Ora, quando la umanità si basa soltanto sul denaro, è chiaro che si perdono praticamente ogni riferimento sul denaro. E per ora è sul denaro di farlo comunque. E per quanto sforzo possiamo fare sui figli, c'è praticamente qualche cosa che va oltre a noi, che tentiamo in minoranza di farlo, perché c'è la televisione, che invece che è un organismo, un mostro. Cioè, perché quando va bene amici di... o queste trasmissioni nel giovinotto che si incontra la TV per un momento sono cose praticamente altro che scienza. Ora chi deve muovere queste cose? Scienza e politica. Questo articolo, cioè, che sono due foglietti, che consiglia a tutti, oltre a poter avere la sua relazione, la tua relazione, bravo, questo di qua, il titolo è Scienza e Politica, così il ragionamento, e fa l'esempio dei vaccini, dell'OGM, stamina, xylella, che tu hai citato praticamente, con una foto proprio, io non ho voglia di morire, di Davide, ma non che hai citato pure tu, e in questo si dice che nella politica dobbiamo mettere tutti i nostri sforzi perché si diventa e diventano di nuovo un po' forti, magari non a quinta elementare di una volta, non ora, perché ora a quinta elementare di una volta può essere che corrisponda a una laurea di ora. Li votiamo noi. Io su questo vorrei, se mi consente, io finisco sì. Perché intervento sulla politica, sì, certo. Cioè praticamente finché non avremo uno Stato di nuovo, avremo i partiti, noi avremo l'utopia di avere quello che il professore auspica e desidera, perché i partiti hanno un interesse proprio, sì, ad il partito, non ad pubblicum, ad il popolo. Ricordiamo parlano del popolo sovrano, ma mai è stato così subito il popolo come in questo momento. Io ricordo in un certo ambiente universitario, per 40 anni la Democrazia Cristiana, non si sa perché, o le cassette non erano piene di voti quando le contavano, perché nessuno ci votava, però la Democrazia Cristiana era la sua. Allora, i vaccini, per esempio, se ne è detto tanto e continua a dirlo. La Rosy Bind, un politico di rispetto, vabbè, ha consentito di tutti quei milioni consumati per dimostrare niente, perché non si poteva dimostrare. Bene, dai, altro. Non si poteva dimostrare, perché la scienza è scienza e poi le credenze sono credenze. Purtroppo tanta gente di un certo livello culturale
crede all'omeopatia, che è un consumismo di quello stupido. Le farmacie ormai vendono omeopatici e non farmaci. Ora, il principio attivo di un farmaco è di 1 mg, mi insegni, in una compressa, che fa tutto quel ben di Dio di bene e di male pure, va bene? E l'omeopatia non c'è niente, insomma, va bene. È un miscuglio di tante cose a cui credono che fa bene qualcuno, va bene? Ci vorrebbero i politici però che danno un limite alle informazioni. Il Bruno Vespa, va bene? Che si fa tutta la propaganda, poi non sono mai contenti di quanto guadagnano questo. Cioè, purché sfruttano la situazione, quella che è dell'ignoranza, lo sfruttano in tutte le maniere, e invece sarebbe quello che può fare anche opera. Tu citavi quello che insegnò a tanti italiani, l'Unità Nazionale ha fatto quello in televisione. E chiudo io gli spunti che tu hai dato stasera sulla tua relazione sono enormi, forse dovrebbe essere ripetuta per argomento. E andrebbe fatta nelle scuole. E complimenti, a scuola. No, perché ci sono stati a 40 anni nelle classi. Io ho visto i limiti, ma ho visto che si poteva anche lavorare. Quando c'è stato, quanti colleghi lavorano? Quando c'è stato. Vedi che c'era il signore che avanzava la mano. Scusa, posso. Su questo argomento potremmo stare a discutere moltissimo. Certo, è chiaro che c'è una responsabilità grandissima da parte di quella che abbiamo citato sotto la voce politica circa la formazione, a partire dalle scuole e anche dall'università, perché l'università è stata cambiata da processo formativo a processo informativo. Su questo non ci sono dubbi. Ma credo che su questo noi possiamo fare ben poco o quasi nulla. Qualcuno però dovrebbe un po' muoversi in questo senso, perché il metodo scientifico di cui stiamo parlando non è qualcosa che si acquisisce chissà a quale età, si acquisisce man mano a partire dalle scuole elementari. Non ci sono dubbi. Io ho insegnato alla SISIS, tra l'altro, e il primo punto che ho cercato di inculcare nelle teste di questi futuri docenti era proprio l'applicazione del metodo scientifico, in cui la biologia ha una grande rilevanza per produrre questo processo formativo. Ma detto questo, che come dicevo è solo un commento e basta, volevo chiedere, ma all'interno della scienza qual è l'effetto del paradigma? L'effetto del paradigma è enorme. Ma è giusto che sia così. Sì. Nel senso che non si può cambiare teoria. Cioè, nella storia della scienza ci sono delle teorie che hanno durato l'espasso di una fine. Cioè, io posso citare Darwin. Sì. Ad esempio, Darwin è un buon paradigma che funziona, come la meccanica quantistica, come quello che a un certo momento siamo verso la fine del metà 800. E l'idea che Newton della gravitazione universale era talmente radicato, talmente considerata la teoria vera, che addirittura in Francia scrivono dei libri che sono divulgativi per le signore, che si chiamano La teoria di Darwin per le madamigelle. Cioè, come passatempo leggevano la teoria di Newton come fosse la teoria vera. Newton è decimo per le dame. Sì, c'è un certo momento, c'è un signore che nel 1865 punta il telescopio per vedere se Mercurio è effettivamente dove doveva essere, scopre che Mercurio non è là, cioè cade una teoria che vale dal 1300 anni, la gravitazione universale non è più vera, o ha sbagliato questo col telescopio. Tanto è vero che cominciano a dire no, non è così, ci deve essere un pianeta in mezzo tra la Terra e Mercurio, che non si vede, eccetera, eccetera. Però si sono resi conto che la teoria non funzionava. Fino ad allora la teoria di Newton era la teoria che andava per la luna. La cosa importante è che la teoria di Newton, non tanto la gravità, ma anche la gravitazione. Io quando mando un satellite nello spazio non uso la relatività generale,
io uso la teoria newtoniana. Il problema è che quando io vado in barca non uso la gravitazione newtoniana, io uso, se io sono Tolemaico, ma quando io uso il GPS, io uso Einstein. Cioè, a seconda, perché il GPS devo tener conto della velocità del segnale che mi arriva e quindi un problema di relatività. Io uso la teoria fisica che mi serve nell'ambito che mi serve. E quando io uso la teoria Darwin, ha ragione, non ha ragione, non è la verità, ma io uso la teoria darwiniana nell'ambito in cui la teoria darwiniana funziona. La teoria darwiniana di Darwin funziona fino a dove? Beh, Darwin non sapeva che cosa fosse la genetica. E neanche l'epigenetica. E nemmeno l'epigenetica. L'epigenetica ci vuole Waddington. L'epigenetica di adesso, tra le altre cose, non è nemmeno Fred Waddington. Perché non è il trovare l'epigenetic landscape di Waddington. È capire che non è importante il gene che tu hai, ma è capire quando il gene viene espresso. E il gene viene espresso in funzione di segnali epigenetici. Quindi è una cosa totalmente diversa. Ma mi funziona la teoria, chiamiamo questa neo-darwiniana, e cioè Darwin più meno. Cioè il problema è avere l'idea che non esiste la teoria vera, che qualunque teoria scientifica ha dei limiti di validità, ma ha anche senso tenersi la teoria scientifica all'interno del suo ambito di validità, perché sennò non vivo. Io non penso di essere Tolemaico, ma se vado in barca sono Tolemaico, c'è il cielo delle stelle fisse, non sono copernicano, sono Tolemaico. Sono io che... quando la mattina vado lì con la mia moglie e siamo davanti al mare di Palermo per vedere il tramonto, gli dico guarda il sole come cala, non è vero, quando sono romantico io sono Tolemaico. Non vado a dire a mia moglie, guarda cara che adesso c'è la Terra che sta ruotando attorno al Sole creando un fenomeno di diffrazione, lei mi guarda e mi dice ma smettila. Il problema è, io prendo la scienza per quello che mi può dare nel miglior modo che mi può dare. Sì, siamo pienamente d'accordo su questo, è chiaro. Io volevo soltanto un po' sollevare non tanto un problema quanto una riflessione sul condizionamento che spesso i paradigmi hanno anche sulla produzione scientifica. Ma lei ha perfettamente per ragione. Cui alcuni dati vanno interpretati assolutamente rispetto a un paradigma. Ha perfettamente ragione. Le faccio non tengo in considerazione che può essere diverso. Le faccio due casi. A un certo momento la Thatcher, la signora Thatcher, dice ma i fisici nucleari servono a qualcosa? E il suo consigliere dice no, guardi, i fisici nucleari non servono a niente. Benissimo. Il giorno dopo tutti i fisici nucleari in Inghilterra sono stati licenziati e hanno smesso di fare fisica nucleare. La stessa cosa è successa in Italia quando abbiamo votato per no al nucleare. Noi abbiamo buttato via un know-how. L'Italia era una delle migliori nazioni know-how in ambito nucleare. È stata eliminata. A un certo momento noi ci facciamo, quando abbiamo problemi, che non sappiamo che cosa c'è dentro il cervello, abbiamo problemi di avere paura di avere un tumore del cervello, ci facciamo l'FMRI, no? Che è praticamente la risonanza magnetica al cervello, però si chiama chiamare come è. Bene, è uscito un lavoro su PLOS ONE mostrando che l'80% dei lavori che vengono, cioè dell'output, cioè di quello che ci appare sullo schermo, che deve ancora essere interpretato dal clinico, che lì c'è, e quindi ha ragione, c'è anche il problema che il clinico vede soltanto quello che lui ha studiato nel suo manuale di patologia, non vede cose che non ci sono, perché sennò non farebbe il patologo clinico, ma farebbe il patologo generale. Il patologo clinico vede solo quello che gli hanno insegnato. Ma quello che lui vede non è qualche cosa di neutro, è qualche cosa che è stato creato così dai software statistici, che tengono conto di una periodologia. E c'è un lavoro meraviglioso che mostra come il 70% dei lavori sono basati su una statistica che è errata. Quindi non solo vi è il paradigma che lo fa, ma vi è anche, soprattutto nelle tecniche che noi abbiamo di rilevamento, sia in ambito fisico, in ambito astronomico, ma in ambito di biologia molecolare, ma anche in ambito clinico, cioè non ci viene mai fuori il risultato. E c'è chi ha costruito il software che mi dà quel risultato. Cioè, quando io faccio due esperimenti al CERN e faccio collidere due fasci di particelle,
non è che mi collida una particella con una particella, mi collide un fascio di particelle con un fascio di particelle. E se io registrassi, come mi insegna, tutti quanti i segnali, avrei nero. Io vedo su quello che, perché ci metto un filtro. Tant'è vero che esistono dei fisici che lavorano sul pattume, che non lavorano su quello che vedo, ma su quello che non vedo, nella speranza di trovare nel pattume qualche cosa di buono. Quindi ha perfettamente ragione. Il paradigma però ci salva, perché il paradigma è quello che io insegno a medicina. Io insegno a medicina. A medicina insegnano, ma non hai patologia generale, che è il paradigma. E se tu vuoi fare il medico, però gli insegnano anche che cosa? Una cosa che si chiama penetranza della malattia. Ogni test clinico ha una cosa che si chiama sensibilità e specificità, cioè che ti dice quanti falsi positivi e quanti falsi negativi. Va bene? Il problema qual è? Che i falsi positivi e i falsi negativi di un test clinico non significano assolutamente niente da un punto di vista clinico, perché quello che significa da un punto di vista clinico è la sensibilità e la specificità del test, cioè quanto buono è il test da un punto di vista proprio di dare il risultato, come il fatto che della penetranza della malattia. Perché se un test clinico è sensibile all'80-90%, ma la penetranza della malattia è 0,5%, è poco rilevante, perché cioè, della presenza di quella malattia. Ma questo non te lo può dare il manuale di patologia generale, che è il paradigma, te lo dà la tua esperienza di medico. Quindi veramente quello che lei dice è corretto. Ma dobbiamo andare avanti così. Dobbiamo andare avanti così. E il nostro compito, per quando l'hai insegnato all'università, non è quello di insegnare... Io non insegno la teoria di Giovanni Bugnoli, io insegno la teoria di Aristotele, cioè insegno la teoria di Kant, insegno, cioè insegno il paradigma, perché loro devono formarsi su quello. E dopo, se loro sono bravi, quando fanno ricerca lo sfasciano. Ma ad Einstein, quando gli hanno insegnato fisica, gli hanno insegnato la relatività generale, gli hanno insegnato l'elettromagnetismo classico, il paradigma. A Watson e Crick gli hanno insegnato che c'erano gli aminoacidi, dopo loro hanno trovato, ma lì è questo bellissimo lavoro di Linus Pauling del 1953, che si chiama Sickle Cell Anemia e Molecular Disease, cioè l'anemia falciforme è una malattia molecolare, 1953. Lui non sapeva che cosa fosse il DNA. Dice, ci sono dei globuli rossi che sono fatti male, sono delle molecole, e quindi c'è la malattia molecolare. Nel 1959 Ingram pubblica un articolo dicendo it's not a molecular disease, ma it is a gene disease. Abbiamo scoperto, Watson e Crick nel 1956, abbiamo scoperto i geni. Non è la proteina espressa che è malata, ma è il gene che esprime la proteina che è malata. Adesso, esattamente quello che dice lei, noi non diciamo più che il gene è malato, ma noi diciamo che da un punto di vista epigenetico la metilazione del DNA fa sì che venga espressa in certe eccetera, eccetera, eccetera. Sapere cambia, ma io non posso essere rivoluzionario se non sulla base di una certa conoscenza. Non c'è rivoluzione scientifica se non sulla base di una conoscenza. Il condizionamento della letteratura scientifica, ma ha ragione, delle pubblicazioni. Ha ragione. Io sono editor in chief di una delle più importanti riviste internazionali di storia, filosofia e scienze della vita. No? A me arrivano dei lavori che sono totalmente mainstream, che non ho nemmeno la capacità di rifiutare. Perché non mi rifiuto? Perché sono fatti bene. Non c'è nulla di novità, però sono fatti bene, sono fatti secondo il mainstream, la letteratura è corretta, cioè, non c'è nessuna idea buona. Sono dei lavori scientifici che sono fatti per fare carriera. Non sono dei lavori scientifici che sono fatti per aumentare la coscienza, ma per fare carriera. E il 90% di ciò che si pubblica, anche su Nature, è questo. Ma lei ha ragione, sfonda non una porta aperta, un portone aperto. Volevo ricordare che l'ambito latino, il secondo latino, Dioniso o Dioniso? Dioniso, il secondo, no, perché ogni tanto mi dico, da noi mi proteggevano, si è dato, che diceva il famoso detto, nessuno si può bagnare nello stesso fiume, perché o è cambiato il fiume o è cambiato. Quindi il
discorso del paradigma, che lui è contro il paradigma, non siate figli dei vostri padri, come lo dice anche Nietzsche quando dice che è contrario alla tradizione. Dice io non sono contemporaneo con questo tempo e quindi non so, posso essere innovativo. Ma poi vorrei concludere con quello che ha detto Braque per fare un paragone che diceva, dice j'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle. Cioè il paradigma che corregge l'emozione e l'emozione che corregge il paradigma, la legge. E quando perché la differenza tra la scienza e l'arte, scienza e l'arte sono due sorelle gemelle, ma non sono omozigote, sono eterozigote. Perché? Perché la scienza parte dal soggettivo, però deve verificare e quindi arriva all'oggettivo, la legge. L'arte invece parte al contrario, dall'oggettivo, il quadro, il colore, però arriva al soggettivo. Quindi, e questo lo troviamo nella differenza tra romanticismo e classicismo. Quindi, come la vede lei questo discorso? Il buon Nietzsche, i grandi pensano che lui si divesse soltanto aforismo. Il buon Nietzsche è un nuovo classico. Nel senso che il buon Nietzsche, adesso non vorrei essere prosaico, ma ha studiato per parecchio tempo, cioè si è fatto, studiando greco e latino e facendo il filologo classico, cioè il paradigma per lui era così. Nel senso che bisogna anche dare un messaggio ai nostri ragazzi, che tu non puoi diventare un grande giocatore di pallacanestro se non ti alleni. Tu non puoi diventare un grande pianista se non suoni. Tu non puoi diventare un grande innovatore se non studi. Perché la preparazione è fondamentale. La preparazione è fondamentale. C'è questo grandissimo giocatore di pallacanestro che si chiama Stephen Curry. Questo non ha un grande fisico, ciò che ne viene. Lui si allena 3, 4, 5, 6, 7, 8 ore al giorno e, prima, e guadagna milioni di dollari. Lui prima della partita arriva là, si allena da solo. Cioè l'idea è che non esiste il successo senza fatica. Allora, non esiste il successo dell'artista. Uno dice, ma tutti quanti si vedono davanti a un taglio di fontana e dicono, ma dov'è il problema? Chi io taglio? Ma il problema è il background che arriva a fontana, il divisionista. Poi anche qui tra scienza ed arte ci sono molte correlazioni molto belle, nel senso che vi sono alcune correnti scientifiche, alcune correnti artistiche che sono piene di scienze, il futurismo, il divisionismo, il cubismo, sono modi di intendere la scienza, il pointillismo, sì, quindi sì, scienza ed arte vanno insieme, ma non solo scienza ed arte vanno quando insieme. Quando lei dice l'arte, scusi, l'allenamento si vede nei pianisti, ci sono i pianisti che imparano a suonare il piano e seguono questa regola così, in maniera così pedante, che non riescono a fare qualcosa di originale. Certo. Ci sono invece quelli che non seguono la regola e fanno delle cose. La creatività qual è? Utilizzare il materiale che tu hai per innovare. Tu puoi utilizzare il materiale che tu hai per fare mainstream, ma non è da denigrare, nel senso che il 90% delle persone fanno mainstream. E io non sono un grandissimo filosofo, cioè non è che cambi il mondo come l'ha cambiato Kant, Hegel o Aristotele. Sono un filosofo mediocre che fa il mio lavoro, vado in giro del mondo, vengo a Palermo, vado ad Amsterdam, racconto le mie cose, non cambierò il mondo, faccio mainstream. Magari spero di essere un po' creativo, ma non sono innovativo da devastare il mondo. Ci sono persone che hanno cambiato il mondo, avevano lo stesso mio background, la stessa mia tecnica, la stessa mia conoscenza, ma erano più creative.
ho più fortuna. Le invidio, no, è la senza, senza il successo, senza fatica, ce l'ha Bruno Vespa e l'altro, quello che come si chiama? Quello della parte, quello della sì. Adesso io ho fatto sport, per me lo sport è stato maestro di vita, perché sono arrivato in nazionale, però ho scoperto che c'era gente più forte di me, più alta di me. Io avevo un compagno di squadra, li chiamavamo Valterino. Valterino era alto 1,99 m, pesava 130 kg di muscoli. Lui aveva un po' di anni più di me, ma c'entra nel fatto palestra, natura. Avevamo tutti e due una Guzzi V7. La Guzzi V7 pesa 254 kg. Arriviamo, io avevo 19 anni, lui ne aveva 22-23, arriviamo davanti al palazzetto. E lui dialetto veneto, non ve lo dico, lui parlava solo dialetto veneto, non conosceva l'italiano, ma era un uomo di una bontà incredibile, un uomo di una forza mostruosa, e dice, mi Nani, non so il tecnico che fa sentire la moto sul cavallo, cioè mi dice, non so come facciano, cioè, persone piccole facciano mettere la moto sul cavallo, cioè studente di fisica gli ritrovate. È una leva di primo genere, nel senso che premi qua sul cavalletto, la alzi e la vedi sul cavalletto. Allora mi viene da dire, ma tu Walter come la metti sul cavalletto? E lui mi risponde, mi alzo. Adesso la mano sotto, l'ha alzata, ha tirato il cavalletto e l'ha appoggiato. Allora tu capisci, una situazione del genere, se non sei scemo, che c'è sicuramente qualcuno che è più forte, più bravo, più intelligente, più bello di te. In questo caso è più forte. No, in quel caso è più forte. Ma nella vita tu incontri qualcuno di sì, intelligente, sì, ma lui era solo più forte. Sì, ma l'insegnamento è che la vita è fatta dove non ha senso essere gelosi ed invidiosi dell'altro, perché troverai sicuramente qualcuno che ne sa di più. Ma purtroppo l'importante è imparare. Il 99 su 100 è imparare. Dante ci aveva insegnato, con la bestia feroce nella sua... Voracissimo. Complimenti professore, lei è stato affascinante. Grazie. E qual è l'Accademia a Rovigo, diceva, no? Si chiama Accademia dei Concordi 1580, una più vecchia dei Concordi. Abbiamo 300.000 volumi con da incunavo di 400 e 500. Abbiamo una padreria che è una delle più belle del Veneto, con Tiepolo, Bellini. Io sono innamorato di Venezia. Lei deve venire a Rovigo, lei viene. Peccato che non ho il bigliettino della visita. Ma non c'è problema, se lei me lo dice lo tengo a mente, siccome ormai sono anziano, memoria breve, come te lo dimentico subito, però faccio bella figura. Perché io sono un viaggiatore, sarò a Padova per un mio libro a maggio. A scrivere il libro? Sì, ma che ho scritto qualcuno, ma non vorrei fare pubblicità, no? Ma lo faccia! Succederà sul bigliettino da mia. Succederà sul bigliettino da mia.